Ciao a tutti, oggi ci troviamo in aperta campagna per una nuova puntata di Sai Che e ci troviamo con un'esperta per tradizione di cicorielle e verdure selvatiche che si trovano nei campi della nostra Puglia, nella nostra provincia di Bari, con, abbiamo detto prima, l'esperta per tradizione Longo Maria Antonietta. Ciao Maria Antonietta. Ciao a tutti. Oggi mi trovo qui con Sai Che Web TV per raccogliere della verdura di campagna selvatica. Adesso ci accingiamo a trovare le prime verdure selvatiche. Ma da quanti anni che svolgi questa, insomma, che visto che per tradizione, da quando è che raccogli le cicorie in campagna? Guarda, dirti da quant'è, forse da quando ero piccola, perché con mia mamma ho imparavi, perché mamma è una donna che ha sempre fatto questi lavori e ci ha lasciato veramente questa tradizione di questa verdura di campagna. Difatti in questo periodo noi, mamma non potendo più lei, e vai a foto cicured, vo a foto cicured, ecco, questo era il nostro motto di mamma. Quindi, ecco, vedi, qui ce n'è una. Questa è la regina della verdura, diciamo, la cicured adretti, è che è praticamente, ecco, vedi, che fa proprio in queste pietre praticamente, oppure in terra piena fanno, non, ecco, questa è la cicorietta diritta, vedi, diciamo che è quella dolce, ecco. Se lì c'è un'altra verdura, ma è buona quella là da mangiare? Quale? Dici tu? Questa qua, questa che sta di fronte a noi. Sì, sì, questa è un'altra cicorietta ecco. Al diritto. Sì, 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 questa è uguale, vedi? È uguale. Ecco, che questa bisogna pigiare sotto perché sono abbastanza dure da fare. Sì. Vedi? Proprio diciamo che è la regina della cicorietta di campagna, proprio al naturale. Allora Maria Antonietta, senti, io vedo anche delle altre verdure, ma secondo te queste che stanno a fianco, come si distingue una verdura commestibile, buona da mangiare, e quella no? Beh, si distinguono perché vedi le foglie, sì. C'è una diversità di foglie, ci sono delle verdure chiaramente che si assomigliano, però non proprio così, perché c'è quella col pelo che non è buona, ecco, vedi, si distinguono, non è difficile distinguere, però chiaramente ci vuole la conoscenza. E l'esperienza. E l'esperienza, esatto. Questa è una. Poi andiamo alla ricerca, per esempio, del sivone. Il sivone è quello pungente che nasce comunque sempre. Ecco. Ah, ecco, lo vedi? Questo è un sivone. Vedi? Questo è il sivone. Che non lo so nei termini, se c'è un termine italiano, se sivone è italiano. Questo, beh, io con l'italiano mo bisognerebbe essere esperti. Andiamo nel locale, ecco, lo diciamo come lo riconoscono tanti altri. Ecco, io lo chiamo sivone. Ecco, questo è un po' pungente, però è straordinaria come verdura. Ecco. Ma è dolce come la... Sì, è dolce, sì, sì. Diciamo che poi l'altra qualità è amara, si chiamano le cicoriette a rovescio. Perché a rovescio? Perché quelli quando poi li metti nell'acqua si arricciano tutte, ecco, quello è. Ed è più amara. E diciamo che per avere un buon risultato di verdure, metterle miste è sempre migliore. Ok, allora andiamo alla ricerca di qualche altra verdura. Volevo dire comunque che, vedi queste fiorellini gialli? Questa, per esempio, è una verdura che si assomiglia alla cicorietta, però non ha niente a che vedere con la cicorietta. È come se
stanno delle verdure che fanno lo stesso fiore, capito? È lì che bisogna stare attenti a conoscerli. Ecco. Cioè è lì che praticamente subentra l'esperienza e, come abbiamo detto, la tradizione è da mamma, a questo caso a figlia, e così via. A figlia, mamma veramente ci ha trasmesso tanto. Io forse prima, non, quando eravamo giovani, non si apprezzava. Invece poi queste cose si tramandano, in effetti poi si apprezzano. Adesso che non c'è più, poi non ne parliamo, va bene. È così. È vero. Senti, io qua vedo ancora dell'altra verdura con delle filamenti rossi. Ah sì, questa è la... questo è sempre il problema dell'italiano. E tu dillo in dialetto. Aspurchiaz. Questa è ottima anche. Diciamo che forse non è molto indicata. Non è molto indicata nel cuocerla questa verdura. Questa è più indicata anche ad insalata, quanto è fresca, è molto buona ad insalata, è mangiata cruda. Comunque è sempre commestibile. Proseguiamo a vedere se riusciamo a trovare qualche altra verdura selvatica che ci può interessare. Ok, andiamo avanti. Vediamo un po', se queste sono le margherite, le abbiamo lasciate perché non sono. Ecco, siamo arrivati, vedi, ai colicelli. Questo è un altro, io li chiamo gli spinaci campestre, perché per me il sapore si avvicina allo spinacio. Questa è una verdura che non si taglia col coltello, questa vedi, ecco, si fa così, si tirano le foglie, le radici rimangono sotto, diciamo, però per me questa è sublime, questa verdura, è di una delicatezza incredibile, diceva mamma, questi pure chi è malato di stomaco se li può mangiare, perché sono delicati, ecco, per me sono gli spinaci selvatici. Questa è una verdura che io li lascerei da soli, nel senso non la mischierei con il sivone, perché è delicata come verdura, va mangiata da sola. Grazie Maria Antonietta per questa tua delucidazione per quanto riguarda i colicid. Io sto vedendo dei fiori viola, vogliamo andare a vedere che sono carini quelli, se li conosci. Allora qua ce ne stanno un paio, sembrano delle cicorie, ma non... là ce ne sono altre due. Questa qui è la cima della cicoria, che quando diventa dura emana il fiore. Comunque. È giusto, come tutte le verdure che crescono, fanno i fiori. Sì. Allora. Ecco, tu dicevi per un'altra qualità, l'altra qualità è questa. Questa qui è sempre con l'italiano nostro, che diciamo che, ecco, vedi, questa è per esempio... La piscia lucertola si chiama, ecco, sempre mi devo documentare per vedere in italiano sempre come viene chiamato, ecco. Questa è un'altra verdura buonissima che si mischia con le altre, ecco. Ecco, vedi, qui c'è un asparago, vedi? Un asparago, diciamo, un po' fuori stagione, molto probabilmente con le piogge, con le cose, è nato l'asparago. Beh, ma la campagna ci dona tante cose, dai. Vedi l'asparago? Guarda, piccolino, però sta, guarda, lo lasciamo vivere questo. Le verdure bisogna amarle e rispettarle per raccogliere sempre le altre. Tutta la natura bisogna rispettare comunque, ecco. E vabbè, questa poi la campagna proprio giusta per trovare tutte le verdure, che poi guarda, li stiamo trovando strada facendo, Vedi per esempio, qui c'è una cristalla, ecco, vedi? Guarda, questa è un'altra verdura, si chiama cristallo, perché è un po' spinosa e anche questa va aggiunta alle altre verdure che ne abbiamo parlato prima, ecco. Possiamo anche vedere, vedi, da lontano me ne sono accorta che qui c'è la borragine. La borragine, per esempio, è un'altra verdura
buonissima, anzi adesso ne parlano tutti di questa borragine, è diventata quasi un'elite la borragine, che la fanno con, ecco, vedi, questa è una pianta favolosa. Questa si presenta quando è adesso vedi è tenerissima questa borragine, è proprio il momento giusto per prepararla, e poi emana un fiore che è viola così. Ma addirittura i grandi cuochi, sentivo un altro giorno, che anche il fiore ha la sua importanza. Sì, questa è una verdura stupenda. Guarda, è diventata proprio da elite la borragine. Siamo stati proprio fortunati, guarda, a trovarla, ed è proprio felice. Questo si fanno i risotti e si può anche aggiungere nelle mie verdure della mia mamma, praticamente dell'impanata. Ecco, vedi, adesso camminando uno poi le trova, le verdure, chiaramente, ma le verdure ce ne sono un'infinità. Adesso vedendola io l'ho conosciuta, questa è la cima bianca, si chiama così perché si assomiglia alla cime di rapa, perché se voi vedi quando il fiore è chiuso praticamente si assomiglia, no? E questa è un'altra verdura commestibile, buonissima anche. Allora, quindi la cima di rapa fa il fiore giallo, la cima bianca fa la cima... Fa il fiore bianco, che è quello. Quando comincia a sfiorire, come la rapa, quando sfiorisce il seme fa il fiore giallo, e invece questo lo fa bianco e si chiama la cima bianca. Però è campestre, è una pianta che nasce spontanea. Grazie Maria Antonietta per le tue sagge parole in rispetto della natura. Ci possiamo rivedere in una prossima giornata, dove magari escono altre verdure selvatiche di campagna e magari ci racconterai un'altra storia di questa bellissima nostra terra pugliese, provincia di Bari. Con piacere, guarda, io ho detto, sono la prima con la natura, perché tutto ciò che ci dà la natura per me è favoloso, quindi grazie anche a voi di Web TV. Sai che Web TV, sai che sai che può interessare o coinvolgere anche te.